Ah, sono in linea, caro Saiz, e rieccoci qua di nuovo, nuovamente dal MEI, meeting delle etichette indipendenti. Ormai siamo giunti alla sesta o quinta, ho perso il conto, nostra presenza, noi di RadioSaiz.it, qui appunto da questo bellissimo evento che insomma dà la possibilità di conoscere artisti nuovi e conosce anche altri emittenti per quello che riguarda, diciamo, il nostro mestiere, perlomeno quello di cui noi ci arrabattiamo. E dopo aver conosciuto varie band, ecco voi, rieccoci. Chi abbiamo qui? Ti passo subito la parola, prego, dimmi pure. Sono Stefano dei Belfast, veniamo da un piccolo paese in provincia di Treviso. Ah, di Treviso? E sì. Guarda, Radio Slides, quell'omone grande, quell'omone grande grosso che si agita. Mareno di Piave, perfetto, vedi, Saiz, perfetto, Saiz sta, non, lo diciamo perché poi nella registrazione la gente non capirà cosa stiamo facendo, Saiz ha iniziato a tipo a sudare quando hai detto che sei della provincia di Treviso, e il network, colgo l'occasione proprio perché ne abbiamo, stavamo dicendo, e di Treviso, noi poi siamo in realtà tutti i collaboratori, oggi siamo solamente in tre, ma noi siamo una ventina, e sparsi un po' in tutta Italia, perché essendo una web radio c'è la possibilità di lo stesso collaborare stando anche da casa, e quindi diciamo che per questo motivo Saiz è impazzito. Tornando invece a noi, Belfast perché? La domanda sembra, può essere banale, ma magari Belfast perché è una città difficile, e lo siamo anche noi dal punto di vista musicale, nel senso la realtà stessa musicale italiana è difficile e noi cerchiamo di esprimerla con le nostre canzoni e il nostro modo di suonare. E voi suonate, cioè scusami, cantate in italiano? In cantiamo in italiano, sì. Ah, ok, quindi non farsi, diciamo, confondere dal nome, no, che magari in italiano. Tanto città che ho visitato, Belfast, molto molto carina, molto bella. Non so se siete mai stati, ma no, fa parte del progetto futuro. Sì, che non sarebbe mai strana sta cosa. Belfast siete mai andati? No, e ho fatto un bel tour in Irlanda, Nord Irlanda, poi sono andato in Inghilterra, quindi merita davvero. Piccola parentesi, perché mi è venuta in mente questa cosa. E cosa suonate voi? Noi facciamo alternative rock, e per essere più chiari le nostre ispirazioni vengono dal rock anni 70 per poi passare al grunge e allo stoner più recente, cioè è un misto di tutti questi generi, sì, con testo in italiano, e quindi secondo noi questa è la cosa che, un po' diversa dal solito, sì, che ci dà un po'... Si può anche, sì, è vero, perché uno si può anche... Non... può ascoltare non solo il sound ma anche le parole, esatto, i contenuti, esatto, ciò che avete da dire. Da quant'è che suonate? Ma siamo insieme dal 2009 come Belfast. Insomma, 6 anni, diciamo, sempre voi tre, giusto? O c'è qualcun altro che avete lasciato a casa? Noi siamo sempre stati, sì, insieme, mentre Pietro è arrivato più tardi, sì, ma comunque sì, dal 2009 abbiamo fatto 3 album, sì, il terzo uscirà adesso il 13 ottobre per Area Sonica. Sì. E ne siamo molto contenti perché sono 11 brani che spaccano. Sì, spaccano, esatto. Cioè, stavo pensando una parola, poi ho detto: ma che spacco, che cazzo, dimmi una cosa come sta. No, sì, scherzo. E, terzo, scusami, questo è il terzo album. Terzo album. Album, gli altri due come sono andati? Come gli altri due, dal terzo, come gli pensavo? Altri due sono stati autoprodotti, sì, con tutti i limiti del caso, certo, e quindi. Certo. Abbiamo qualche aspettativa in più rispetto agli altri per quest'album, e speriamo che qualcosa si muova in più, ecco, certo, tutto lì. Quindi questa è, adesso avete un'etichetta insomma che vi segue. Esatto, esatto. Che ringraziamo, perché come dicevamo anche nelle precedenti interviste fatte poco fa, ci hanno paradossalmente, passando in termine, diversi artisti, tra l'altro anche diversi tra loro. E, chi con più esperienze, chi con meno, un certo stile, di tutto un po' l'istrumentista, quindi vedete, ci hanno fatto conoscere, e voi, diversi artisti, ringraziamo appunto la Area Sonica Records, ogni tanto mi perdo i nomi, già dire MEI, per me, già, ti giuro, prima ci stavo pensando, com'è che era? Tre parole, no? Cioè 3 lettere, scusa, pazzesco. No, e ti ringraziamo per questa collaborazione che sta, diciamo, nascendo qui, tra l'altro. E, la vostra esperienza, voi prima di... trovarvi, dove suonavate, cosa facevate? Beh, personalmente, ma poi è l'esperienza di tutti, sì, nei vari gruppi che si formano nelle nostre zone, sì, poi alla fine si arriva a un punto che uno decide di fare qualcosa di suo, e da lì in poi non c'è più una via di ritorno, secondo me, così, certo, e così dovrebbe essere la vita di un artista, non per forza
escludere a priori tutto quello che riguarda il mondo delle cover, però da lì attingere tante esperienze e tante influenze da poi portare nel proprio progetto. Questo è quello che abbiamo vissuto noi e che ci è piaciuto fare. E con le serate invece, cioè proprio sul posto, no? Sul territorio, come vi muovete? È sempre difficile trovare, trovare spazi. Non a caso, è difficile, però basta avere tanto impegno, rompersi le scatole tanto e qualche risultato salta sempre fuori, quindi per forza non bisogna mai mollare il colpo, però, perché basta sparire 2 mesi e si ricomincia tutto da capo. Sì, perché difatti adesso parlare di concorrenza può sembrare, però effettivamente ci sono tantissimi artisti che chi più chi meno bravo, insomma, si muove all'interno di uno scenario che è vastissimo e quindi è normale che non sia nemmeno facile. Poi magari alcuni canti in inglese possono anche andare un pochino fuori dai confini. Sì, è vero. Poi paradossalmente avete un limite che è quello della lingua, che potresti invece, ecco, con l'opportunità di investire più su un territorio che comunque... Sì, a noi basta conquistare l'Italia. Esatto. Sì, non ci serve altro. Al momento siete a Treviso, poi vediamo. Sì. E come concerti, dove vi siete mai, magari con gli album precedenti, dove vi siete spinti come territori? Più lontano è stato a Milano. Poi nelle nostre zone, Padova, Vicenza, Treviso, ma soprattutto anche nel Friuli, lì abbiamo dei contatti che ci permettono di muoverci abbastanza bene. Beh, dai, insomma, questo è importante, che e bisogna credo unire, no, sia l'area social che sia quella appunto sul territorio, che è banale, ma se non ti fai vedere, no? Ok, YouTube, però se non ti fai vedere dal vivo e magari non vedono anche chi sei, magari non riescono a capire che artista sei, magari all'interno di uno anche di un contest musicale, non so che altro. A proposito di contest musicali, lì avete partecipato a qualcosa per quello che riguarda eventi sulla piazza o no? Sì, abbiamo fatto dei contest minori, ovviamente non quelli che passano per le grandi reti. Da qualche parte bisogna iniziare. Sì, con i primi album, col primo album in assoluto, poi alla cosa l'abbiamo un po' lasciata perdere perché... Sì. Abbiamo visto che non ci sono dei grandi riscontri, e quindi è quasi più una perdita di tempo. Ho capito. E per quello che riguarda l'area, a volte tocca un tasto dolente, che è quello dell'area social. C'è chi è contentissimo, c'è chi invece quasi non la segue più. Allora lì vorrei... No, noi siamo obbligati e non è che lo facciamo con particolare... contentezza, però comunque è una cosa importante al giorno d'oggi, e va fatto, e bisogna sfruttarla, bisogna vederla come un'opportunità piuttosto che come un impegno, conseguenza noi siamo su Facebook innanzitutto, che è il canale più semplice per arrivare a tutti, e poi YouTube con i vari video e quant'altro. Facebook, perché immagino che Belfast sia un po', cioè se scrivo Belfast su ricerca trovo il mondo. Sì, però è semplice, perché alla fine Belfast.rock è qualcosa che è semplice da ricordarsi. Quindi se vado su Facebook Belfast.rock, sì. È importante cercare anche di comunicarlo nel nostro bacino di utenza della rete, che se da un punto di vista è quasi infinito, da un certo punto di vista su Radio Salus non è che ci seguono miliardi di persone, ma un certo numero di utenti che ormai sono gli affezionati, però è giusto cercare di farvi conoscere, nel nostro piccolo. E noi cerchiamo anche di far conoscere gli artisti, ma questa cosa l'avrò detto tantissime volte questa sera, ma anche mediante delle dirette che noi facciamo, proprio giocando su questa cosa della rete. Le dirette che facciamo tutti i lunedì sera all'interno di un programma che si chiama Provvisoriamente 2 compari più 1, dove c'è Saiuz, che è colui che cura la regia e la cura sempre lui, e i vari speaker che sono o Gianluca, che salutiamo, che non abbiamo ancora salutato forse, Gianluca da Castelfranco Veneto, che oggi purtroppo non è qui, o io pure Priscilla, che è un'altra speaker che ci dà una mano, che collabora con noi. Quindi quando volete essere i nostri ospiti in una chiacchierata che non è all'interno di una bolgia come questa, ma è un po' più tranquilla, voi da casa vostra vi riunite con Skype, c'è la possibilità appunto di andare in diretta, però in una chiacchierata di un'oretta e mezza in cui ci potete veramente raccontare anche come se fossimo al bar, no? Ci potete raccontare proprio chi siete, da dove venite, dove volete arrivare, e si parla veramente di tutto, perché io dico sempre che ognuno di noi
stiamo parlando di musica, dello scenario musicale, ma in realtà ha tanto da dare anche dal punto di vista umano, di esperienze, no? E non dico nulla di nuovo, però talvolta sono cose che con quel poco tempo che abbiamo noi dobbiamo parlare solo di quello. Infatti ho fatto domande a bruciapelo, concerti, social, no, sarebbe molto più bello mettersi tranquilli e chiacchierare, quello che ci piace tanto fare su radiosites.it. E non abbiamo fatto parlare gli altri due componenti, così. Ma io lascio il microfono, magari, volentieri. Se vuoi aggiungere qualcosa? Eh no, ti tocco, dai, la voce femminile dobbiamo sentire, scusa. Ciao a tutti, sono Giorgia. Giorgia, cosa fai per la Giorgia tu? In questa band cosa suono fai? Il basso. Suono il basso. E tu sei il membro storico anche tu della band, sì. Come dicevamo prima. Hai un retaggio musicale che viene però sempre da gruppi che fanno cover o altro? Sì, sì, anch'io ho cover, cioè tante cover, e avevo un gruppo di ragazze, tutte ragazze. Ah sì? E perché lei ha abbandonato? No, scrivo. Loro volevano continuare a fare cover, io no. Ah, ok. No, guarda che hai detto si una cosa. Si è voluto così. Sì. Ridere scherzando, hai detto una cosa però che è fondamentale, sì. Nel senso che... senza criticare nessuna scelta, giusto. Però continuare a fare cover magari anche buone, sì. Oppure cercare di fare qualcosina, no, non dico in più, però di diverso, sì, sì, sì. Che possa anche far crescere, penso, musicalmente. Io non sono un artista, sì, sì, no, sono sì. La cosa più lontana da essere un artista, però parlando tanto con artisti musicali e non, effettivamente questa voglia di arricchire proprio esperienze la capisco benissimo, sì. Perché anche io in altri contesti preferisco fare così. E poi abbiamo invece, passo microfono, un altro baldo giovane. Sì, ex giovane. Quanti anni hai, se posso chiedere? Perché 40 e qualcosa. Sì, sì, dai. Dice, guarda, sei un dilettante, sai, ce ne ha molti di più. No, 38, ho sbagliato. 38 e mezzo. Esatto. Allora, tu invece cosa fai all'interno? Io suono la batteria, sono il batterista. Perfetto, sì. E vabbè, se parlo di tue esperienze, stiamo qui penso fino a sì, è proprio così. Effettivamente, esperienze tu ne avresti da dire, non solo musicali. Esatto. Dai, ho capito. E dimmi una cosa: al MEI, quant'è? Cioè, la prima volta che metti piede al MEI? Io sì, io personalmente sì. Vabbè. Ho fatto altre esperienze, altre cose, però al MEI, effettivamente, è la prima volta che sono qui ed è un piacere. Devo dire la verità, mi piace il contesto. Mi piace, sì, la situazione, sì, sì, sì. E ricordami solo, voi vi esibite questa sera? Sì, ci esibiamo in via Cavour alle 23. Perfetto, no, intorno alle 23. Perché magari l'abbiamo detto, okay. Prima, ma ragazzi, io vi invito a seguire magari anche quello che facciamo noi. Noi vi seguiremo come ci piace fare, e con il canale che conosciamo tutti, no? Facebook. Con Belfast, ripetimi solo il nome del Belfast.rock. Ok. Belfast.rock, passiamo il microfono alla voce. Ci seguiamo su Belfast.rock, anche e soprattutto per cercare di tenerci in contatto, per quello che vi dicevo prima, fare una chiacchierata se vi va. Volentieri. Potrebbe essere molto più tranquillo, no? Ognuno siete a casa vostra con la telecamerina se volete, se no anche solo audio. E quindi veramente è una cosa molto più easy, molto più, come si dice dalla mia parte, in polleggio. E quindi per quello che riguarda queste cose qui, io vi invito a seguire anche la nostra pagina Facebook Radio Saiuz, oppure il sito internet radiosaiuz.it, insomma ci trovate già con Saiuz, qualcosa trovate comunque, okay. E io vi invito a fare questo, chiamo il mio paggio di corte per fare la consueta foto che facciamo. Ma guarda, allora ci mettiamo vicini, allora altrimenti di così. Esatto, facciamo una foto, ricordo. Perfetto, mi fai un'altra? No. Un'altra, è venuta. Perfetto, che era venuta senza testa. Ok, vero. Ragazzi, io vi ringrazio. Grazie a voi. Ragazzi, un abbraccio. E caro Saiuz, ringraziamo, prendo il microfono. Ringraziamo Belfast, mi raccomando, Belfast.rock su Facebook, e li ringraziamo e vi diamo appuntamento alla prossima intervista che faremo non so tra quanto, perché qui a random arriva qualcuno, quindi a dopo, Saiuz, ciao.